Abbiamo avuto una segnalazione da parte di un socio, di un nostro socio, di alcuni scarichi di svasi all'interno del soligo, di una presenza di melma biancastra dentro nell'acqua. Quindi siamo venuti a intervenire e abbiamo constatato che effettivamente è una cosa un po' allarmante. Allora abbiamo chiamato i carabinieri, 112, e loro hanno interpellato il corpo forestale e dovrebbero mandare una pattuglia per accertare la situazione, insomma, per farsi delle fotografie. Il corpo forestale avrà delle competenze per fare dei prelievi e delle cose varie, insomma, quello che serve. Noi la situazione è un po' mica tanto bene perché è da tempo che ci sono questi svasi qua. L'acqua è relativamente poca e quindi il pesce penso ne risenta, visto il considerevole aumento di queste sostanze. La nostra preoccupazione è anche perché l'acqua non diventi un po' malsana e il pesce muoia, insomma, ecco.